I murales stanno conquistando sempre più il cuore di piccoli borghi d'entroterra. I loro colori, la loro vitalità riaccendono la speranza di spazi in buona parte abbandonati. Ed in mezzo a questa emorragia di vita, l'arte tesse nuove possibilità. È ciò che sta accadendo a Piano Vetrale, piccola frazione di Orria. Siamo nel Cilento, quello più autentico, dove vivono meno di 300 persone. Si tratta di uno dei primi paesi che, in tempi non sospetti, ha immaginato di potersi trasformare in un museo a cielo aperto. Dall'intuizione dell'artista Pino Crisanti, l'idea ha poi abbracciato la figura di Paolo De Matteis, tra i migliori allievi di Luca Giordano. Un progetto che, con la collaborazione della Proloco e delle associazioni locali, si rinnova ogni anno e rende Piano Vetrale un tuffo nell'arte contemporanea. Clicca mi piace o iscriviti alle nostre pagine social per restare aggiornato sui nostri prossimi servizi. Siamo su Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest e YouTube. Porta Rosmarino News sempre con te!